Centro di Ingegneria Giuridica, introduzione dell'avvocato Colasurdo, Chiara Colasurdo e poi via via gli altri interventi. Prego, Chiara. Allora, grazie. Buonasera a tutti e tutte, benvenuti. E va bene, non è più che un'introduzione, diciamo, è un intervento di saluto. Ci tengo a, come dire, precisare che, o a dire che questo nuovo organismo che abbiamo costituito, Change, centro di iniziativa giuridica dedicato ad Abdel Salam, come sappiamo, operaio della logistica, morto dinanzi, durante un picchetto, mentre appunto ha iscritto USB, è investito da un tir, ci ricorda la tragica vicenda. Come dire, occorsa in questi giorni sempre nell'ambito della logistica. Questo è il motivo per cui dedichiamo Change ad Abdel Salam e diciamo, l'iniziativa quindi muove da un altro, diciamo, evento che è ribaltato sulla cronaca negli ultimi mesi, diciamo, risalente ad aprile 2021, è relativo alle vicende di Riccardo Cristello, dipendente di ArcelorMittal presso l'Ilva di Taranto, come tutti sappiamo, il quale è stato dapprima sospeso e poi licenziato in seguito alla pubblicazione di un link relativo ad una fiction che sarebbe andata in onda di lì a breve, dal titolo Svegliati amore mio, e che racconta del conflitto dei lavoratori generato all'interno di una fabbrica siderurgica, non meglio specificata all'interno della fiction, che allude inevitabilmente appunto alle vicende ambientali e lavorative che l'Ilva di Taranto, come dire, ha generato sul territorio pugliese. La vicenda di Cristello naturalmente apre un dibattito relativo al diritto di parola nei luoghi di lavoro, al diritto di critica, che è più ampiamente, diciamo, ricompreso nel diritto anche di cronaca dall'articolo 21 della Costituzione, ed è intorno ai limiti e agli ambiti di questo diritto quello di cui discorreremo oggi. Io passo la parola a Paolo Sabbadini, dell'Esecutivo Nazionale di USB. Grazie Chiara. Come diceva lei, noi stiamo vivendo un periodo non particolare perché parecchio tempo ci viviamo dietro tutta una serie di limitazioni a quello che è l'agire sindacale, ma più generale dei diritti civili, dei diritti personali, individuali delle persone, quelle di limitazioni state poste, quello della libertà di pensiero, su cui ragioneremo oggi, ma non solo. È sicuramente uno di quelli più pregnanti, che però si inserisce in un contesto complessivamente negativo. I licenziamenti che verranno operati, la fine dei blocchi licenziamenti, la questione della modifica al codice degli appalti, le morti sul lavoro, sono centinaia e centinaia ogni anno di morti sul lavoro, da quelli più eclatanti, come il caso di quella lavoratrice di Prato, ma per tutti quelli che ogni giorno noi purtroppo misuriamo. Le norme antisciopero, perché qui c'è tutta una concatenazione di eventi che si sono succeduti e che complessivamente hanno messo il movimento dei lavoratori, ma più in generale il popolo italiano, in una condizione di difficoltà effettiva. Noi stiamo ragionando anche, almeno con organizzazioni sindacali come USB, sull'introduzione ad esempio del reato di omicidio sul lavoro, ma è chiaro che di tanto c'è da fare perché si arrivi anche a questa possibilità, evidenziando come ci sia una correlazione. C'è stato inserito il reato di omicidio stradale, ovviamente non se la sentono di condannare i padroni che manomettono i dispositivi di sicurezza oppure che non tengono conto di quelle che sono le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e così via. Per arrivare anche al divieto sostanziale di manifestazioni, sostanzialmente ci hanno chiusi in una gabbia in cui non puoi parlare, non puoi manifestare, non puoi protestare, cioè queste è l'impianto intorno a cui noi stiamo lavorando e su cui vorremmo iniziare una discussione per cercare di capire
insieme a giuristi, legali e quant'altro, come riuscire a trovare un filo, non solo un filo conduttore, ma soprattutto come riuscire a trovare le modalità per uscire fuori da questa fase che è una vera e propria emergenza antidemocratica, che noi la vediamo e che diventa sempre più pericolosa. L'utilizzo dei fondi del recovery plan non è che ci rassicura questo punto di vista, si va verso un'accelerazione appunto dei processi industriali, finanziamento del lavoro, restrizioni di libertà individuali, quindi diciamo di carne al fuoco ce n'è tanta, ma di questo ci parleranno con maggior dovizia e più approfondi, in maniera più approfondita gli altri relatori, intanto Franco Russo, che io inviterei qui alla presidenza per poter fare intervento rispetto proprio alla costituzione del Change e poi via via gli altri relatori che si succederanno tra sindacalisti e anche docenti universitari e costituzionalisti che si succederanno negli interventi. Grazie Franco, a te la parola. Grazie mille. Quando il gruppo promotore di Change, cioè Centro Iniziativa Giuridica, si è riunito per dar vita appunto a questo nuovo organismo, avevamo pensato immediatamente a dedicarlo, come già è stato detto, a Ben Salam, che purtroppo, come tutti ricordiamo, è stato ucciso durante un picchetto, il sindacalista iscritto all'USP. Avevamo pensato a Abdel Salam non solo per ricordarne la memoria, ma anche perché, non essendo nativo in Italia, rappresentava e rappresenta ancora, penso, per tutti noi, il segno appunto di quello che un tempo sarebbe chiamata la composizione di classe, cioè il fatto che i lavoratori migranti sono ormai parte integrante del popolo e dei cittadini italiani, parte integrante della classe operaia italiana. Però mai avremmo pensato, nonostante che in questi anni la logistica sia stata al centro insieme al bracciantato, una situazione in agricoltura, al centro di episodi di violenza, di aggressione, di manomissione plateali dei diritti delle persone, ma avremmo pensato, ripeto, che proprio oggi, in questo periodo, avremmo dovuto ricordare anche un altro sindacalista, un altro compagno, un'altra persona non nativa, ma che è parte integrante dei cittadini del paese, dei cittadini italiani, come Adil Belakdim, che è stato anche ucciso durante un picchetto, sempre nell'ambito della logistica. Segna appunto che questo è un comparto economico, produttivo, particolarmente sensibile per il tipo di organizzazione capitalistica del lavoro che c'è durante, che si è sviluppato durante la fase della globalizzazione. Quindi noi abbiamo, e ribadiamo con tristezza naturalmente, questa dedica che facciamo a Abdel Salam, e per ricordare anche tutte le altre vittime del lavoro. Noi oggi ci siamo riuniti questa mattina come comitato promotore, che è un poi descriverò anche se rapidamente, e abbiamo designato alla presidenza Claudio De Fiores, che è un costituzionalista a tutti noto, che ha già preso parte a molte iniziative sia dell'USB che del vecchio forum diritti lavoro. Claudio lo invita anche a venire, anzi alla presidenza è qui, e lo accogliamo anche con un applauso perché ha accettato appunto di essere presidente, e il fatto che Claudio sia con noi, il professor Claudio De Forza sia con noi, da costituzionalista, testimonia anche la volontà che il nostro centro iniziativa, che è dedicato, che è volto fondamentalmente al diritto del lavoro, vuole aprire i suoi orizzonti appunto ad altre discipline, non perché vogliamo fare dell'accademia, perché queste altre discipline, come l'economia, la sociologia del lavoro, potranno essere utili per approfondire, analizzare, comprendere i fenomeni che avvengono in questa fase nel mondo del lavoro. Di centri di iniziativa giuridici dedicati al lavoro ne abbiamo visti tanti, e abbiamo visto che anche i vecchi sindacati confederali hanno sempre avuto delle consulte giuridiche,
Però ci teniamo a sottolineare, almeno io così la intendo, sottolineare le caratteristiche specifiche di questo nostro centro di iniziativa, nel senso che noi non siamo solo dei consiglieri, o il centro non volesse solo fungere da consigliere per l'USBU o per altri sindacati che volessero avvicinarsi al nostro centro, ma noi vogliamo essere parte integrante dello sviluppo della strategia di sostegno al conflitto, alle lotte, non solo attraverso i casi giudiziari portati avanti dalla rete dei legali e dalla rete dei, sostegno alla rete dei legali, ma noi vogliamo essere un centro di iniziativa autonomo che sia in grado di aiutare alla formazione e all'informazione, come stamattina ha detto l'avvocato Danilo Conte nella nostra pre-riunione, appunto per far sì che gli attivisti, i militanti, i quadri sindacali abbiano appunto degli strumenti di orientamento, di informazione, di formazione per rafforzare la loro capacità di incidenza e di guida delle lotte. Una seconda funzione che noi vogliamo avere è quella di far dialogare permanentemente, come abbiamo detto fra di noi, i saperi esperti come gli avvocati, i costituzionalisti, gli economisti, con i saperi esperienziali, perché noi riteniamo che il diritto del lavoro non nasca solo o non possa nascere in maniera corretta nelle stanze appunto di un pensatoio dell'Accademia, ma il diritto del lavoro è lo strumento con cui appunto i lavoratori e le lavoratrici, siano essi occupati o disoccupati, possano portare avanti le loro rivendicazioni e affermare i loro diritti. Per questo mettiamo insieme, abbiamo messo, speriamo sempre di più, di mettere insieme sindacalisti, dirigenti sindacali, attivisti nei luoghi di lavoro, militanza, di persone che in generale si occupano di sostenere le lotte del lavoro. Insieme appunto ai saperi esperti, perché naturalmente poi dobbiamo avere la capacità di tradurre queste istanze, queste esigenze, le necessità, i bisogni che le lavoratrici e i lavoratori avvertono in proposte, in capacità di mobilitazione, in capacità di conquista dell'opinione pubblica in generale, ma soprattutto anche di sapere agire gli strumenti, non solo quelli legali che già vengono con molta capacità attivati, ma anche capacità di attivare proposte legislative, proposte di emendamenti alle leggi presenti. Quindi un centro che è insieme al sindacato, non affianca e non lo consiglia, è insieme al sindacalismo di base, insieme al sindacalismo conflittuale, innanzitutto l'USB, che devo pubblicamente ringraziare perché da anni ha sempre sostenuto appunto le iniziative nel campo giuridico e legislativo che abbiamo portato avanti e che oggi è parte integrante di questo nostro progetto, come si vede dalla presidenza, ma come si vede anche dalla presenza in quest'aula. Noi riteniamo che si tratta di ricostruire, anzi di ricostruire il diritto del lavoro, perché il diritto del lavoro è stato massacrato insieme alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori. Le cose sono andate strettamente avanti e oggi nuovamente c'è il tentativo, nuovamente, da anni ormai, viene portato avanti il disegno di cancellare, di togliere al diritto del lavoro la sua specialità e quindi di farne parte, di far divenire nuovamente il diritto del lavoro parte del diritto comune, del diritto privato, del diritto commerciale. Noi pensiamo che questo disegno vada contrastato a partire, ripeto, dalle lotte, dai conflitti che oggi si vivono all'interno del nostro paese. A testimonianza di questa nostra sensibilità, di questa nostra intenzione di partire dai conflitti, è appunto il convegno che abbiamo fatto oggi, questo incontro che abbiamo appunto intitolato Zitti e Buoni, e per il caso di Cristello, ma non solo di Cristello, perché anche all'Esselunga ci sono stati casi di questo tipo. Zitti e Buono, che vede oggi diciamo, al centro dell'attacco Riccardo all'Acciaieria Italia, guidata finora dalla Lucia Morselli, che ben sappiamo che tipo di immagine di manager è,
autoritaria che vuole imporre la sua volontà e vuole imporre fino al punto di cancellare il diritto d'opinione. Ora, diceva all'inizio la Presidente, l'articolo 21, ma non c'è solo l'articolo 21, c'è anche l'articolo 1 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, che inizia così, con la difesa del diritto d'opinione nei luoghi di lavoro. Quindi, caso clamoroso questo appunto di Riccardo, a cui viene negato questo diritto. Però, concludendo, è vero, c'è il caso di Riccardo Cristello, e ripeto, non c'è solo il caso di Riccardo Cristello, Riccardo Faranda ha ricordato che ci sono appunto i casi di S. Lunga e altri. Però consentitemi di chiudere questa mia breve presentazione del nostro centro dicendo che il diritto alla parola, che la parola attraversa in verità le lotte della classe operaia e degli operai, tant'è vero che un jus pubblicista, un jus laborista, che è omonimo del grande storico Jacques Le Goff, in questo caso ripeto un jus pubblicista, non lo storico, ha descritto, ha dedicato un intero volume nella ricostruzione del diritto del lavoro francese, in questo caso intitolandolo proprio Il silenzio e la parola. Quindi è un caso, non dico clamoroso, ma è evidente a tutti che se uno storico del diritto ha voluto chiamare, intitolare il suo volume Dal silenzio alla parola, evidentemente questo diritto alla parola è qualcosa di fondo, che attraversa, ripeto, le lotte degli operai e delle operaie, che attraversa le lotte storiche del proletariato. E, tant'è vero che, dice appunto Jacques Le Goff, che perché si nega la parola? Dice, si nega la parola perché si vogliono ridurre gli operai e le operaie a delle macchine, si vogliono ridurre gli operai e le operaie a dei corpi muti. Negando il diritto alla parola significa che gli operai e le operaie debbano stare solo in silenzio ed obbedire agli ordini, ai regolamenti che i padroni stabiliscono, in questo caso una manager. E di fronte a questo dice che bisogna difendere, di fronte a questo attacco a rendere macchine le persone, a rendere silenziose, in silenzio, obbedienti le persone, bisogna invece contrapporre i diritti fondamentali, i diritti dell'uomo al lavoro, che sono i diritti alla dignità, i diritti al sapere come via d'accesso all'uso della parola, perché non sapere e non saper poter parlare significa non pensare. Queste parole che io vi ho letto, delle ultime, ripeto, cioè lottare per il diritto alla dignità, il diritto al sapere come via d'accesso all'uso della parola, perché privarsi della parola significa privarsi del pensiero, non sono mie parole, sono le parole dell'Atelier del 1843. L'Atelier era un giornale operaio, 1843. Questo vi dà il senso appunto di come nella lotta di classe fra padroni e operai, non dico che si ritorni sempre allo stesso punto, dico solo che questo è il segno della regressione che i padroni e i manager al loro servizio vogliono riportare gli operai appunto al silenzio. Per questo noi ringraziamo Riccardo della sua lotta, della sua capacità di resistenza e della difesa del diritto di parola di chi lavora. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, io ne approfitto per ringraziare Claudio De Fiores per aver accettato di essere il presidente di Change e insomma lo presento, è docente di diritto costituzionale della Seconda Università di Napoli, gli passo immediatamente la parola. Grazie, grazie a tutti voi, spero che voi siate coscienti di cosa significa esservi messo in carica un costituzionalista. Devo dire che ho avuto qualche esitazione legata prevalentemente ai tanti impegni, ai tanti carichi di lavoro che sono propri anche di un docente che non si trova a insegnare nella sua città di riferimento, perché insomma insegna a Napoli
e quindi anche la condizione di pendolarismo pesa molto, però la fase storica è tale che non me la sono sentita di dare il mio contributo, per quanto limitato, parziale, a un momento di passaggio così rilevante in cui sono messi in discussione i diritti fondamentali, in modo particolare i diritti fondamentali del lavoro. Ora, io penso che in questa fase abbiamo più possibile provare a ricostruire un nesso che si è perso nel corso degli anni, provare a ragionare insieme operatori del diritto, giuslavoristi, costituzionalisti. Era insomma un legame che ha segnato una fase storica della Repubblica, in modo particolare negli anni 70, e poi si è persa. Si è persa perché i costituzionalisti, ahimè, si sono occupati quasi sempre di giurisprudenza costituzionale, quindi un'operazione fatta a ridosso dei pronunciamenti, delle sentenze della Corte, e i giuslavoristi sono stati gli estensori materiali delle riforme del lavoro, anzi, gran parte, consentitemelo dire, delle riforme contro il lavoro. Si è perso un nesso che era quello che aveva invece visto il coinvolgimento di queste due culture quale asse di riferimento per dare vita, linfa, forza al processo di attuazione della Costituzione, a quel progetto di emancipazione politica e sociale che sta dentro la Carta. Ora, il tema che mi è stato assegnato, con il quale insomma, siamo chiamati oggi a misurarci, siamo chiamati dalla contingenza storica di quello che ci sta accadendo, quello della libertà di manifestazione del pensiero, messo duramente in discussione in questa fase. È un principio insomma, che generalmente è ricondotto alle ragioni del cosiddetto costituzionalismo liberale, no? Per cui è una libertà negativa che in qualche modo è considerata estranea a quella che invece è la tradizione dei diritti del movimento operaio, no? Questa è la percezione nel senso comune, cioè dire quei diritti che invece hanno assunto connotati forti, contingenti, sono i diritti politici e i diritti sociali. C'è invece una componente che è quella dei diritti di libertà, che è considerata invece appannaggio del costituzionalismo liberale. Ora, dico questo perché sappiamo che così non è. Già l'introduzione di Franco esplicita chiaramente quello che è questo elemento di contraddizione che va in qualche modo diluita e dipanata, per varie ragioni. Innanzitutto perché noi non possiamo accettare l'impostazione che ci è data dal costituzionalismo liberale, in cui esistono tre monadi i diritti di libertà, i diritti sociali e i diritti politici. I diritti stanno insieme, c'è un circuito virtuoso, tanto più si rafforza una categoria di questi diritti, tanto più si rafforzano gli altri. L'esempio classico è quello del diritto di voto, che a sua volta ha bisogno del libero confronto delle idee, ma il libero confronto, che quindi il diritto di voto è un diritto politico, ha bisogno del libero confronto delle idee, della libertà di manifestazione del pensiero, che è un diritto di libertà, ma questo a sua volta ha bisogno di una cittadinanza matura. Una cittadinanza matura è una cittadinanza in cui i livelli di istruzione sono il più possibile diffusi e capillari nella società, e quindi ha bisogno di un diritto sociale. Vedete, l'impostazione che viene data generalmente ancora oggi dal costituzionalismo liberale invece è quella di costituire delle monadi separate. Per quale ragione? In qualche modo ne parlavamo prima con Carlo, perché l'idea è di affermare la gerarchia di uno di questi diritti sugli altri, come dire, i diritti di libertà sono più forti rispetto ai diritti sociali, che invece sono diritti che costano, tutta una serie di altre questioni. La seconda, il secondo elemento invece è un elemento di carattere storico, perché la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di parola è stato il vettore che ha consentito ai proletari di imporsi sulla scena politica, storicamente. È vero che si suol dire che il movimento operaio di origine era un movimento fatto di rivendicazioni sul posto di lavoro, l'orario di lavoro, il salario, però tutto questo è stato possibile perché a un certo punto il proletariato irrompe sulla scena, diventa classe e lo fa attraverso l'esercizio del diritto di parola. In quel riprendersi alla parola che c'è in tanti documenti del
movimento operaio delle origini, in modo particolare del movimento operaio inglese. L'espressione to ask the word, riprendere la parola, è qualcosa che ha segnato profondamente l'emersione del movimento operaio in quegli anni. Ora, la libertà di manifestazione del pensiero è la cultura fatta corpo che illumina di spiritualità le lotte materiali e ne idealizza il greggio aspetto terreno. Ora, chi scrive queste parole non è un teorico del liberalismo, non è Smith, non è Bentham, non è Stuart Mill, è Marx. Marx nel 1842 scrive un saggio fondamentale, un pamphlet sulla libertà di pensiero, a noi è giunta la traduzione e il dibattito sulla libertà di stampa, e qui insomma io mi limito soltanto a riferire alcuni passaggi. Innanzitutto c'è una grande intuizione alla base del pensiero di Marx, quando dice che tutti i diritti di libertà devono essere commutati sul terreno della lotta di classe, a cominciare dall'esercizio dei diritti di libertà, della libertà di parola. E quando poi Marx a un certo punto dice che tutte, che dalla libertà di pensiero dipendono tutte le libertà e dipendono anche gli sviluppi della lotta di classe. C'è un passaggio significativo che mi ha colpito recentemente quando Marx dice: senza libertà di parola, senza diritto di associazione, non c'è movimento operaio. Quindi quella che era la cultura un po' del liberalismo borghese viene in qualche modo piegata ad altre esigenze che sono quelle dettate dalla affermazione dei processi di emancipazione politica e sociale. Ora, la rivendicazione però dei quelli che sono chiamati diritti borghesi da parte dei proletari poneva un problema, perché apre una crepa negli ordinamenti liberali. Insomma, in qualche modo la cittadella, l'ordinamento liberale viene assediato, perché vengono rivendicati questi diritti da parte di tutti coloro che invece erano lasciati ai margini dello Stato liberale, fuori dalle mura dello Stato liberale, le masse popolari, le donne, gli stranieri. Poi, a un certo punto c'è un'affermazione forte di questi diritti e diciamo così che quando questo avviene, quando i diritti pretendono di essere esercitati dai senza diritti, qualcosa insomma nella storia dell'Europa e del mondo si è registrato e ha avuto anche, sappiamo tutti, effetti quanto mai incisivi, perché questo significa che lo Stato liberale, che ha definito anche nei manuali di diritto costituzionale Stato tollerante di diritto, diventa uno Stato repressivo, aizza le politiche repressive, aizza gli eserciti contro i senza diritti. Dico questo non soltanto perché insomma riprendo alcuni passaggi fondamentali della storia del movimento operaio, che dopo gli eventi li conosciamo, li sappiamo tutti, quello che ha significato anche l'eccidio di Barbara Carsin in Italia, nel Regno Sabato, perché io penso che dobbiamo invece fare i conti con questa storia, perché altrimenti non capiremmo perché le sinistre in Assemblea Costituente, socialisti e comunisti, sì, si dedicano in modo incisivo alla stesura delle norme relative ai rapporti economici e sociali. Dobbiamo molto ai comunisti e socialisti rispetto ad alcune di queste disposizioni, no, ad esempio la definizione di retribuzione, condizione per assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla propria famiglia, o anche espressioni che hanno avuto un certo successo, per esempio successo proprio perché ha avuto una forza evocativa sul piano politico e sociale, parità di lavoro tra uomini e donne sul posto di lavoro a parità di distribuzione e di tempi. Ora, questo è vero, un contributo assai significativo da parte della cultura, della sinistra, del movimento operario, nella stesura di queste disposizioni. Ma non capiremmo perché Leo Basso, Togliatti, dedicano particolare attenzione alla stesura di alcune norme che sono definite come classiche i diritti di libertà. L'articolo 13, che è il primo articolo del catalogo dei diritti, che attiene all'habeas corpus, sul diritto, quindi, che è parte integrante dei diritti stessi della storia del costituzionalismo, ha avuto un contributo determinante nella stesura di quell'articolo da parte di Togliatti. Allora, perché? Perché c'era questa comprensione profonda
la libertà degli arresti in qualche modo era qualcosa che aveva segnato profondamente anche la storia del movimento operaio e così anche l'esercizio dei diritti di libertà, di libertà di amministrazione del pensiero. Ora, dico questo perché la questione poi torna a riproporsi e si ripropone in modo incisivo nel biennio rosso 68-69, che in fin dei conti che cosa è stato se non questo momento di saldatura tra questione sociale e diritti di libertà. C'è un'espressione che mi piace, sapete, insomma, sul 68 un'espressione ha avuto particolarmente successo, che è quella immaginazione al potere. Ce n'è un'altra, che insomma, origine è sempre la Francia, che mi è sempre piaciuta altrettanto, ed è la presa di parola sul mondo da parte di una generazione. Quindi la presa di parola è qualcosa che ha segnato profondamente la storia del movimento operaio, dei processi di emancipazione politica e sociale, del costituzionalismo democratico e lo ricordava anche questo Franco prima, non è un caso che uno dei momenti di esplicitazione sul terreno normativo di quella stagione, che è stato lo Statuto dei lavoratori e che era stato concepito comunque come base di partenza, non era il momento di compimento di un processo, era la Costituzione che finalmente entrava, varcava i cancelli delle fabbriche per poi in qualche modo diventare senso comune. Era questa un po' l'idea che alimentava quella stagione storica. Ecco, quello Statuto dei lavoratori al primo articolo, la legge 300, mette la libertà di opinione. Non è un caso. La formula che utilizza l'articolo 1 è esattamente questa. I lavoratori, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali, di fede religiosa, hanno diritto nei luoghi dove prestano la loro opera di manifestare liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Ora, questo ci dà in qualche modo la conferma e la dimostrazione di come la costruzione dei luoghi del conflitto passa attraverso la libertà di manifestazione del pensiero e che anche la costruzione della democrazia repubblicana ha avuto il suo snodo fondamentale nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. Perché, insomma, in qualche modo il perno della Repubblica è esattamente quello che in qualche modo è sotteso all'articolo 3. Cioè, una Repubblica è forte fin tanto che è forte, fin quando è stata forte, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, a cui fa riferimento l'articolo 3. Quando questo è venuto meno, anche il volto della Repubblica inizia ad essere un volto sempre più deturpato. Perché l'articolo 3 concorre, insieme ad altri articoli, a definire quello che è il volto della Repubblica. No? Si dice che il volto della Repubblica è tracciato nei primi 12 articoli della Costituzione, perché lì sono delineati i principi fondamentali. Ed è vero, e a me piace ricordare però un elemento rispetto a questi 12 articoli. In questi 12 articoli fondamentali, nei pilastri, i cardini della Costituzione repubblicana, sono contemplati soltanto due diritti. Il diritto al lavoro, l'articolo 4, e i diritti degli stranieri, l'articolo 10. Tutti gli altri diritti stanno dopo, stanno nel catalogo dei diritti. Ora, io penso quindi che è importante aver intitolato questo centro ad Abd al-Salam. Perché effettivamente è una scelta di campo, chiaro, una scelta militante, ma è una scelta di campo, e il campo della Costituzione, di quel progetto di emancipazione politica e sociale che sta dentro la Costituzione. Ora, io penso che tutto questo, guardate, non ha nulla di celebrativo, lo dico, perché la libertà di parola è tornata al centro del conflitto, è al centro di un'offensiva. Un'offensiva del padronato, certo, io direi un'offensiva del capitalismo globale a tutto tondo. Perché è vero che il capitalismo, almeno io penso che sia così, è un capitalismo in crisi, ma proprio perché in crisi è un capitalismo più aggressivo che mai. Cioè, in questi anni, dagli anni della svolta, della restaurazione capitalista che si è venuta delineando sulla scorta della spinta anche culturale, offerta dalla tirata dalla metà degli anni 70, che poi ha avuto i suoi momenti di esplicitazione, no? La Thatcher, Reagan, insomma, noi siamo ancora dentro questa storia. Si è consumato però un
una rottura, a mio modo di vedere, definitiva tra capitalismo e democrazia, tra capitalismo e cultura dei diritti. E su questo, insomma, potremmo dire, se abbiamo anche detto molte, potremmo aggiungere anche molte altre cose. Ora, io mi limito soltanto a menzionare un documento di qualche anno fa, richiamato in più circostanze, ma che mi sembra opportuno rimarcarne la valenza anche strategica. Il documento è la nota della JP Morgan del 2013, della Banca di Affari statunitense, perché lì c'è un passaggio che è significativo dal mio punto di vista su questo terreno, di dove la Banca di Affari ci ricorda che le cause della crisi del 2008 e soprattutto i suoi riflessi in Europa non hanno natura economica, ma vanno piuttosto imputate ai sistemi politici dei paesi europei e in particolare alle loro costituzioni, le cui disposizioni riflettono la forza politica che i partiti di sinistra hanno guadagnato dopo la sconfitta del fascismo. Quindi sono costituzioni fortemente contaminate dalla cultura antifascista e soggetto di riferimento dell'antifascismo in tutta Europa, come sapete, è stato il movimento operaio. Quindi è chiaro che l'obiettivo polemico non è tanto l'antifascismo di per sé, ma esattamente il movimento operaio come punto di riferimento cardine della cultura antifascista. Quali sono le due pietre di scandalo che vengono direttamente menzionate dalla JP Morgan? Due in particolare. Cos'è che non va bene in queste costituzioni? Sono costituzioni che riconoscono il diritto di protestare, il diritto al dissenso e, in secondo luogo, il riconoscimento della tutela costituzionale dei lavoratori. Allora è chiaro leggere in controluce in questa nota la Costituzione italiana. Si parla di Costituzioni europee, ma è chiaro che il riferimento polemico è la Costituzione italiana. Ora, questo per dire che noi, che questa è poi la strategia del capitalismo globale e del potere finanziario, una strategia chiara, e quindi quello che sta accadendo intorno a noi, nelle nostre vite, nelle vite di tanti lavoratori, non sono incidenti di percorso. Siamo di fronte all'esito di un'offensiva di classe che è quanto mai chiara, esplicita in tutti i suoi risvolti. Ora, sulle vertenze, sui procedimenti in corso, ci diranno molti più compagni, avvocati, operatori del diritto, molto più esperti di me. Io mi limito soltanto a poche, pochissime notazioni di diritto costituzionale, in parte già richiamate nell'introduzione. La prima, l'articolo 21. L'articolo 21 riconosce a tutti la libertà di manifestazione del pensiero e pone un unico limite, che è il buon costume. Ora, è una formula metagiuridica, mi so dire, una clausola aperta. Giurisprudenza e dottrina hanno sempre interpretato questa formula richiamando il codice penale, in modo particolare l'articolo 529, in cui insomma la nozione di buon costume viene tradotta con il concetto di comune sentimento del pudore. Ora è chiaro che il caso Cristello esula chiaramente da questi profili. La questione che si pone è altra e casomai attiene a quelli che sono chiamati definiti, posti, esplicitati come i cosiddetti limiti logici o limiti impliciti dell'articolo 21, cioè a dire accanto all'articolo al buon costume, che è l'unico limite espresso in Costituzione, ce ne sono poi altri, e questo è vero. Alcuni, devo dire, sono stati inventati di sana pianta, perché non ho mai pensato che l'ordine pubblico sia un limite, questo richiede anche una parte della dottrina, alla libertà di manifestazione del pensiero, però altri limiti effettivamente hanno una loro rilevanza, in modo particolare i diritti della personalità. È vero, quindi i diritti della personalità sono dei limiti alla libertà di parola, e quindi la reputazione, la privacy, la riservatezza, qualcuno dice anche il diritto all'oblio. Quello che mi riesce veramente difficile, francamente difficile comprendere, è quali di questi diritti nella vicenda di Riccardo sia stato violato, perché è evidente che non si è andato a incidere sulla reputazione, non si è andato a incidere sulla privacy, sulla riservatezza,
ci troviamo di fronte a la condivisione di un posto che riguardava poi una fiction televisiva. Però è anche vero che la giurisprudenza, soprattutto in quest'ultima fase, ha escogitato un altro limite. Quello che è singolare è che questo limite viene escogitato soltanto per i lavoratori. Cioè, dire, il paradosso è questo: l'articolo 21 dice che tutti sono liberi di esercitare il proprio pensiero, di manifestare liberamente il proprio pensiero, poi ci sono dei limiti che quindi dovrebbero valere per tutti, quindi il buon costume, i diritti della personalità, però invece abbiamo dei limiti particolari che riguardano i lavoratori. Quello che non si comprende qual è il fondamento costituzionale di questa operazione che è stata fatta. Perché si dice che in qualche modo sui lavoratori gravano ulteriori limiti e questi limiti sono in qualche modo dettati dal dovere di obbedienza nei confronti del datore di lavoro. Dico questo perché la formula che viene richiamata in questo caso è l'articolo 2105 del Codice Civile che riguarda l'obbligo di fedeltà del dipendente. Ora, se noi andiamo a esaminare da vicino questa norma, non ha nulla a che fare con il diritto di critica o la libertà di parola. Più che altro evoca quella che nella dottrina giuridica americana è chiamata il whistleblowing, cioè dire la soffiata, qualcosa che va a incidere, cioè dire il lavoratore riferisce quelli che sono i metodi di organizzazione dell'azienda e quindi in quanto tale è perseguibile. Però noi non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di altro, di libertà di espressione del pensiero relativamente a una fiction televisiva che viene attraverso un post, la visione in qualche modo promossa attraverso un post da parte di un lavoratore. Ora, quello che mi suscita quindi perplessità è questa giurisprudenza che è recente, è del 2019, Cassazione 2019, in cui si dice che il lavoratore deve manifestare la sua volontà in modo contingentato. L'espressione che viene richiamata è quella della continenza, continenza sostanziale e continenza formale. Continenza sostanziale, richiamo i passaggi di questa sentenza, che è la 1379 del 2019, i fatti sui quali la critica si fonda devono corrispondere alla verità. Mi pare quantomeno eccessiva come soluzione, perché ad esempio vorrebbe dire che un lavoratore non può esercitare il diritto di satira. Nel caso in cui intendesse rappresentare quello che sta accadendo nel mondo del lavoro, sul posto di lavoro, utilizzando anche espressioni satiriche, lo sappiamo che la satira, che è poi un tipo di arte, e l'articolo 33 non pone limiti di nessun tipo alla libertà dell'arte, nemmeno il buon costume. È esente della limite, la farsa è un'espressione, una caricatura, è una raffigurazione esagerata, grottesca, ma è un tipo di arte in qualche modo, quindi non è perseguibile in base al dettato costituzionale. E poi anche la continenza formale, cioè dire, il giudice dice, le modalità di espressione delle opinioni, dei fatti, oggetti di critica devono avvenire in maniera moderata e non volgare. Anche queste sono formule metagiuridiche, clausole aperte. Su che base viene definita, no? L'espressione volgare, meno volgare, volgarissima, moderata, non moderata? E poi il riferimento al contesto ha un senso. Cioè, espressioni più forti, quando noi operiamo in un contesto che è segnato da vicende che hanno prodotto morte e veleni, insomma, utilizzare espressioni più forti è in qualche modo, diciamo, sì, deve essere tenuto in considerazione dal giudice oppure no? Ora, io ho l'impressione che ci troviamo di fronte a dei lavoratori che sono in parte merce e in parte alla mercé, cioè dire, merce, sono considerati merce dal padrone. E poi saranno alla mercé del giudice, perché che approverà le sue soluzioni ma senza riferimenti normativi puntuali e precisi, ma utilizzando clausole aperte come quelle a cui ho fatto riferimento. Ora, quindi, chiudo su questo: la vicenda del grottesco, mobilitazioni, presidi sono più che mai necessari per favorire l'immediato reintegro. Io penso però che dobbiamo in qualche modo pensare a una doppia offensiva, una sul piano politico,
Cioè dire che i lavoratori stanno provando sulla propria pelle cosa ha implicato e cosa ha comportato l'abrogazione dell'articolo 18 dello statuto. Quindi è giunto il momento di rimettere in campo l'idea di un ripristino effettivo dell'articolo 18. Io direi, visto che una battaglia l'ha fatta, anche senza i limiti previsti dalla precedente formulazione relativamente al numero dei dipendenti. La seconda è un'offensiva più culturale, diciamo così, perché noi non siamo in presenza di sanzioni disciplinari, come ci raccontano i giornali, non siamo in presenza di licenziamenti disciplinari, noi siamo di fronte a vere e proprie pratiche di disciplinamento, cioè a dire la costruzione all'interno, sui posti di lavoro, di un modello gerarchico e autoritario che ha quell'obiettivo, appunto, quello di riportare, relegare, ridurre al silenzio i lavoratori. Io penso che questo non possiamo consentirlo, e ancora un ringraziamento a Riccardo e a tutti voi, perché questa è una battaglia quanto mai cruciale. Vi ringrazio. Grazie al professor De Fiores, grazie davvero. Giusto per introdurre, diciamo, l'intervento di Cristello che ci ha mandato un video messaggio dal momento che proprio oggi si svolgeva l'udienza relativa al suo licenziamento. Come chiosa volevo per esempio fare un esempio su questa violazione della continenza formale che il professore prima citava, nominando, perché su questa violazione, per esempio, si è basata la dichiarazione di legittimità dei licenziamenti avvenuti a Pomigliano diciamo, per la rappresentazione del suicidio di Marchionne da parte di alcuni lavoratori. Quei licenziamenti sono stati dichiarati legittimi proprio perché sembra fosse la Corte di Cassazione ha ritenuto violata la continenza formale, piuttosto che invece sulla continenza sostanziale la giurisprudenza anche si esprime nei limiti in cui questa verità su cui dovrebbe svolgersi la critica o comunque la presa di parola non è assoluta ma soggettiva, quindi una verità soggettiva essendo inevitabilmente la critica legata diciamo, ad un'opinione personale che si basa su dei fatti, sull'analisi dei fatti. Va bene, detto questo, procederei con il video. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Cristello, ex dipendente ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia, ormai noto per il suo licenziamento dovuto alla condivisione sul proprio profilo privato di un post che pubblicizzava la visione della fiction Svegliate pure mia. Oggi finalmente, 23 giugno, c'è stata la prima udienza al Tribunale di Taranto, udienza che ci ha visti conoscere il giudice, è lì dove la controparte e il mio avvocato, l'avvocato Mario Soggi, insomma, hanno discusso un attimo, hanno parlato per le memorie scritte sia dall'avvocato Schiavone, che rappresenta ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia oggi, nel quale però giustamente l'avvocato mio, l'avvocato Soggia, ha detto che vuole verificare meglio le memorie scritte dalla controparte per eventualmente redare delle contromemorie, dove nota dei punti che per noi non vanno bene. A questo punto il giudice ha preso atto di quello che stava accadendo e per fortuna ci ha comunicato che la prossima data utile sarà il 21 luglio, quindi diciamo tempi abbastanza brevi. Il mio stato d'animo, diciamo, adesso è sempre positivo. Sono convinto che sarà un giudizio favorevole per quello che è la mia causa. Sono fiducioso nella giustizia e nel Tribunale di Taranto. E niente, ora aspettiamo questa data, il 21 luglio, nel quale ci rincontreremo, dove avverrà la discussione orale e dove poi il giudice si potrà emettere sentenza, non so se nella stessa data o si prenderà qualche giorno per valutare meglio e per poi esprimersi. Detto ciò, vi ringrazio per tutto quello che state facendo per me, per la solidarietà che mi state dimostrando, per l'aiuto morale, psichico e quant'altro state facendo per me. Un abbraccio e grazie a tutti voi.
Allora, passiamo invece a una serie di interventi che provengono da rappresentanti sindacali, perché appunto, diciamo, il titolo del convegno è Zitti e Buoni, zitti con riferimento proprio al diritto di parola e di critica, e buoni perché diciamo, quello che verifichiamo quotidianamente è questa tendenza che anche il professor De Fiores citava a, come dire, all'addomesticamento di lavoratrici e lavoratori, quindi alla repressione e al come dire, e a condotte ritorsive tese a schiacciare qualunque tipo di conflitto e di rivendicazione in ordine a qualunque tipo di diritto, lavoratrici, lavoratori, anche in, come dire, organizzati collettivamente, dal sindacato, tentino di agire sui luoghi di lavoro. Per questo passo e chiamo qui sul palco Claudio Ceccacci, delegato USB e licenziato Amazon. Salve a tutti, mi chiamo Claudio Ceccacci e fino a 2 mesi fa facevo il driver per Amazon con subappalto chiamato Codazzo. Io 2 anni fa ero RSA responsabile in CISL e non avevo nessun problema con l'azienda. Poi è successo che volevano fare un accordo di secondo livello con Amazon e hanno detto che noi eravamo obbligati a firmare questo accordo con 26 domeniche lavorative e con 8 eventi di malattia in 2 anni, dopodiché non venivo più retribuite. Questo mi ha portato a parlare con i miei ragazzi iscritti e bloccare questo accordo. Noi abbiamo rifiutato di scrivere questa cosa perché vedevamo un peggioramento. Quindi abbiamo conosciuto Massimo e ci siamo iscritti USB. Da qui è successo il parallax per me. Lettere di contestazione, poi mi è stato detto all'azienda che io non ero più RSA perché questo sindacato non è riconosciuto. Qua mi è stato sorto un po' un dubbio perché per 2 anni io ero responsabile, nessuno mi ha detto questa cosa, poi dopo 2 anni invece. E siamo andati avanti, finché poi mi sono infortunato sul posto di lavoro e i ragazzi mi continuavano a scrivere che i furgoni erano sporchi, con mascherine, eccetera, eccetera. Mi arrivavano foto, che io tuttora ancora con il mio telefono. Io ho detto ragazzi, guarda, quando rientro parliamo un attimo col datore di lavoro, vediamo un attimo di risolvere questo problema, perché sotto Covid le mascherine sui sedili di guida pareva un po' un'esagerazione. Rientro la mattina che erano le 7, parlo con un responsabile che proprio il mio furgone era sporco, compreso quello dei ragazzi. Uno dei responsabili mi ha detto guarda, aspetta un attimo, verrà cambiato il furgone. Passa un altro responsabile, mi dice: Claudio, questa scusa del Covid adesso ve la state prendendo un po' tutti per attaccare tardi la mattina o di qua di là. Io ho detto guarda, il furgone è sporco, se vuoi vi dico, non mi pare che uno vuole fare una scusa per non lavorare, se questo è il Covid. Dopo un po' mi fa una parola un po' pesantina, scusate il verbo, ma mi dice voi i corrieri siete un po' tutti zozzoni e io gli dico guarda, non sono tuo cugino, non sono tuo parente e sono le 7, inutile fare una discussione qui, facciamola dopo al bar. Lui mi dice: mi stai minacciando? E io, no, guarda, io non minaccio nessuno. Io attacco le 7, finisco il giro. Dopo il giro, essendo RSA responsabile, parliamo di questo problema perché i ragazzi non vogliono lavorare in queste condizioni. Io la mattina carico come tutte le mattine, faccio il mio giro e poi mi arriva una bella lettera dei carabinieri con tanto di denuncia che io avevo aggredito verbalmente questo ragazzo sotto le telecamere del parcheggio, quindi è tutto registrato. Con anche i testimoni già sentiti dai carabinieri, questo tutto ciò fa che 2 mesi fa mi arriva la lettera di licenziamento con giusta causa di aggressione verbalmente e fisicamente. Questo io l'ho preso solo con attacco perché ero passato USB, perché già mi era stato detto la prima volta che io non ho firmato l'accordo di secondo livello dall'irresponsabile CGL, ancora me lo ricordo, e mi disse quando uscivo poi questa la pagherai. E questa l'ho pagata perché sono 2 mesi che sono disoccupato e niente, mi sono trovato così, per me è stata una doccia fredda perché sono tornato a casa e mi sono trovato la lettera di licenziamento per aggressione e soltanto perché uno passa al sindacato e gli spiega quali sono i problemi, perché noi usciamo con le ruote lisce, uscivo con lo spago legato allo sportello di guida e tutto questo perché l'azienda non può fermare un furgone, a noi
ci è parso strano che riparare un furgone è meglio di una vita nostra sul posto di lavoro. A noi c'è stato sempre risposto che andava bene così. Amazon poi ha cominciato a mettere tutte cose fasulle, perché ci davano il telefono in cui dobbiamo scrivere se il furgone era, c'aveva botte, bozzi o c'aveva problemi. Tu lo spingevi, si bloccava, ma poi dopo all'interno sbloccavano tutto questo processo. Quindi era inutile, era solo tanto una presa in giro. Questa io l'ho fatto presente, Amazon non ha proprio sentito e poi mi è arrivata la lettera di iniziale. Grazie a tutti. Grazie Claudio. E inviterei a parlare proprio Massimo Pedretti di USB Logistica. Il responsabile del licenziamento, diciamo. Non li faccio licenziare tutti, qualcuno rimane. Buon pomeriggio a tutte e tutti. La storia di Claudio è emblematica e supporta quanto detto poco fa dal professor De Flores sul discorso del linguaggio che oggi un rappresentante, un attivista sindacale deve avere paura ad utilizzare. Claudio, nella sua forma spontanea di lavoratore, ha utilizzato un linguaggio che, come lui stesso ci racconta, probabilmente quando era delegato sindacale di un'altra organizzazione sarebbe stato tollerato. È chiaro che Claudio ha avuto la doppia colpa di aver cambiato organizzazione sindacale, aver scelto quella sbagliata probabilmente in quel contesto ed ha pagato in questo modo. Questa mattina leggevo sul Fatto Quotidiano un articolo che per gli operatori del settore è un po' come scoprire l'acqua calda, ma che è importante che venga divulgato a chi del settore non è o a chi non ha una conoscenza più approfondita. Si parlava della vicenda di HL, di questa scoperta di un sistema di cooperative fasulle che ha portato al congelamento di svariati milioni di euro della multinazionale tedesca. All'interno del ragionamento che si faceva riguardo alla vicenda di HL emergeva dalle indagini che c'era un sistema costituito che puntava al contenimento dei costi del lavoro attraverso la polverizzazione, attraverso la precarizzazione e l'esternalizzazione dei servizi e che tendeva a limitare la presenza dei lavoratori iscritti a sindacati di base. Ora, sappiamo bene, provenendo da questo settore, dal settore che in questo momento è all'avanguardia nelle lotte in Italia, che negli ultimi anni ha condotto le lotte più importanti ma anche più drammatiche, ricordavamo prima il caso di Adil, ricordavamo Abdel Salam, ricordiamo anche tutti i lavoratori, non ultimi i lavoratori, il lavoratore è andato in coma a Lodi davanti alla TNT FedEx. All'interno del settore della logistica, quindi in uno dei settori che in questo momento è all'avanguardia del conflitto, il problema padronale, oltre a quello di guadagnare di più, contenere i costi, lucrare, evadere le tasse, è quello di levarsi dalle scatole i sindacati conflittuali e i lavoratori ad essi aderenti. Ed è una questione che è sotto gli occhi di tutti. L'attacco brutale del padronato, l'attacco del capitalismo nei confronti di chi oggi prova ad alzare la testa e a rivendicare qualcosa, è diventato non più subdolo, ma brutale, aggressivo, cattivo, criminale. La libertà d'espressione non è tollerata a partire dal magazzino della logistica, ma anche dal posto di lavoro, dalla commessa del supermercato. Non è tollerato che un lavoratore oggi possa esprimere una contrarietà nei confronti della prassi, dell'andamento padronale. E questo lo vediamo anche a livello mediatico. Nei mesi di aprile e maggio a Roma ci sono state mobilitazioni dei lavoratori all'Italia di un'importanza e di un impatto incredibile, con migliaia di lavoratori che a un certo punto, stufi delle prese in giro del governo Draghi e dei teatrini dell'Europa sul proprio futuro,
hanno deciso di sfidare anche i blocchi delle forze dell'ordine per arrivare sotto Palazzo Chigi per rivendicare un diritto, per far sentire la propria voce. Ebbene, in quei giorni non c'è stato un telegiornale che abbia parlato di una mobilitazione nazionale così importante, limitandosi a fare servizi su categorie diverse come i ristoratori, e non me ne vogliano i ristoratori, che magari andavano a manifestare in 50 in maniera folcloristica, spalleggiati da associazioni di dubbia provenienza, piuttosto che puntare l'informazione su una mobilitazione importante solamente perché la mobilitazione era condotta da due organizzazioni sindacali conflittuali come l'USB e la CUP. La libertà d'espressione è minata anche dall'informazione. C'è un altro aspetto molto più grave che oggi limita la libertà di espressione e entra di prepotenza nel conflitto sindacale: il patto tra padroni e organizzazioni sindacali confederali. Nel settore della logistica, il patto tra i padroni e CGIL e CISL e UIL ha prodotto una situazione di scontro tra lavoratori che sta portando, oltre a una diminuzione dei diritti, a uno scontro pesante tra lavoratori che si sentono legittimati dal padrone e da organizzazioni sindacali senza scrupoli a vedere nel proprio collega il nemico. La situazione grave che è accaduta a Piacenza, fuori i magazzini della TNT FedEx, in cui un gruppo di driver della TNT, che non erano di quel magazzino, sono stati condotti dalla FIT CGL del posto a minacciare i facchini che reclamavano la chiusura del sito di Piacenza, i 285 facchini che reclamavano la chiusura unilaterale e immotivata del sito di Piacenza, è grave e comporta una responsabilità ben precisa delle organizzazioni sindacali confederali nella repressione del conflitto sindacale oggi in Italia. Qualche giorno fa leggevo la dichiarazione di un segretario confederale del settore della logistica, che probabilmente è piccato dall'eccessiva attenzione che c'era stata da parte dei media sui sindacati autonomi, grazie allo sciopero unitario e a tutto quello che purtroppo è accaduto negli ultimi 10 giorni ai lavoratori di questo settore, rivendicava il fatto che non siamo più a 10 anni fa, quando i sindacati confederali non contano niente nella logistica. Oggi rappresentiamo l'80% della rappresentanza, diceva questo segretario, ma l'80% della rappresentanza non nasce dalla lotta, nasce da un patto tra i padroni e le organizzazioni sindacali confederali che 7-8 anni fa hanno deciso scientificamente di bloccare le lotte utilizzando questo strumento, e potrei fare una marea, centinaia di esempi. Purtroppo vengo da quella parte, li ho visti, li ho vissuti in prima persona. L'operazione fatta per salvare BRT dal secondo fallimento, l'operazione fatta con un sindacato confederale che ha fornito a BRT la via d'uscita nei confronti di migliaia di vertenze per intermediazione di manodopera, facendo firmare migliaia di tombali a 2 lire, in cambio dell'iscrizione forzata e dovuta di tutti i lavoratori a quell'organizzazione sindacale per dare la delega alla firma dei tombali, ha costituito la creazione di una rappresentanza sindacale che ancora c'è oggi, perché il lavoratore che è stato iscritto a un sindacato, non si è iscritto, ancora oggi rimane iscritto a quel sindacato. Un lavoratore che oggi nel settore della logistica o in tanti altri settori decide di farsi rappresentare da un'organizzazione è costretto a scegliere dal mazzo di carte che gli dà il padrone, e in quel mazzo di carte ci sono i sindacati che il padrone sceglie e con i quali sceglie di andare a parlare. Nel mese di dicembre qui nel Lazio è accaduto un fatto folcloristico, se vogliamo, ma molto grave. Circa 300 lavoratori esternalizzati di SDA, il Corriere di Poste Italiane, hanno aderito ad USB. Una delle prime
mosse è stata quella di richiedere un incontro, un tavolo a Poste Italiane, a tutti i fornitori, per una modifica degli accordi di secondo livello scaduti, non più in linea con la grande mole di lavoro che si è sviluppata nel settore. Ebbene, la risposta di Poste Italiane è stata quella di convocare nello stesso giorno in cui USB bloccava 3 magazzini a Pomezia, a Fiumicino e a Sette Camini, convocare i sindacati confederali ad una videoconferenza che in un quarto d'ora ha prodotto un accordo firmato con un bonus di 600 euro per ogni corriere e un aumento di 3 euro sull'indennità di trasferta giornaliera. Roba che, se ci mettiamo oggi a discutere, ne usciamo tra 8 mesi e non abbiamo spuntato mezzo centesimo. In mezz'ora è stato prodotto un regalo del genere, dicendo poi ai lavoratori: vedete, con questi sindacati ottenete questo, con quegli altri fate sciopero e non ottenete nulla. Questa è oggi la situazione, che va peggiorando chiaramente, va peggiorando perché nel momento in cui il padrone decide di uscire dal circolo in cui viene messo, dall'angolo in cui viene messo dai lavoratori, e lo fa chiudendo un magazzino. La questione del magazzino FedEx TNT di Piacenza è tanto grave quanto esplicativa. A Piacenza accade che, dopo anni di battaglie condotte dal Sicobas, dall'USB, i lavoratori hanno ottenuto una serie di privilegi, no, ma di avvicinamento ai diritti che prima non avevano. In questo caso abbiamo un errore, secondo me, strategico da parte di altre organizzazioni conflittuali che, strette nella morsa in cui siamo anche noi, del decidere se contare sempre niente e dover dire ai nostri lavoratori che purtroppo i padroni con noi non vogliono parlare, cercano di stringere un patto con qualche associazione datoriale che gli dà fiducia. Ed è quello che ha fatto negli anni passati il Sicobas, firmando accordi di secondo livello, accordi integrativi con un'associazione datoriale, FEDIT, che è l'associazione datoriale principale del settore della logistica, firmando accordi in BRT, SDA, TNT e guadagnando, magari avranno pensato, la facoltà, il diritto di sedere agli stessi tavoli ai quali sono invitati gli altri. In realtà poi il padrone che fa? Stoppa le lotte in quel momento, il momento in cui ricominciano se ne frega di aver firmato accordi. FedEx TNT è uscita da quell'associazione datoriale e il gioco è ricominciato, e da lì nasce tutta la giostra, perché FedEx TNT, di fronte a un gruppo di lavoratori che continua a rivendicare, chiude un magazzino centrale, il più importante hub d'Italia, e lo fa sfruttando le immense possibilità che i governi gli danno. Tutto questo perché con determinate organizzazioni sindacali non si deve parlare, con determinati lavoratori non si deve parlare. Queste sono le stesse aziende, le stesse multinazionali che preferiscono mettere sul piatto 10.000, 20.000 o 30.000 euro per... Il microfono che fa urlare, passa per me. Ok. Scusate, ma questo microfono fa rumore, proviamo a cambiare postazione. Dicevo, queste sono... Mi sentite? Ok. Queste sono le stesse multinazionali che preferiscono spendere 1.000 euro per dare a lavoratori, soprattutto stranieri, incentivi all'esodo e toglierseli dalle scatole. E lo vediamo molto spesso. Al lavoratore egiziano, somalo, eritreo, quando propongono 20-30.000 euro, ci pensa e dice: magari torno al mio paese e ci torno con le spalle coperte. Ma i padroni fanno questo perché scientificamente vanno a vedere chi sono i lavoratori che gli possono rompere le scatole, e quando se li sono tolti di mezzo chiedono ai vari governi di spalancargli le porte per precarizzare i settori e quindi polverizzare l'organizzazione e la lotta. Lo sblocco dei licenziamenti con la modifica del codice degli appalti, che porterà nuovamente una serie di subappalti
in tutti i settori, e il settore della logistica, come tanti altri, è invaso da appalti e subappalti, porterà l'ennesima polverizzazione del contesto lavorativo, in cui il lavoratore non riesce più a organizzarsi, perché se tra un gruppo di 50 lavoratori 20 oggi ci sono e domani no, chiaramente è più difficile organizzare una lotta, una rivendicazione, ed è precisamente quello che ci insegna il modello Amazon, cioè il modello che fa sì che Claudio Ceccacci è un rompiscatole e quindi deve andare via, ma il modello Amazon è quello che oggi ci dice che servono più lavoratori a termine, servono più somministrati, serve qualcuno che gli vada a firmare quegli accordi che Claudio si è rifiutato di firmare, ma che porterebbero al 50% di personale in somministrazione nei magazzini, col risultato che già oggi per un lavoratore del circuito Amazon è difficile conoscere il suo collega di lavoro, dati i tempi e l'organizzazione scientifica che fa sì che nessun lavoratore possa avere un contatto col suo collega. Con l'aumento del personale somministrazione e personale precario, i padroni si garantiscono la possibilità che per i prossimi decenni organizzare una lotta, una rivendicazione all'interno del proprio sito produttivo sia pressoché impossibile. Tutto questo è per mettere a tacere ogni tipo di rivendicazione, ed è per questo che l'attacco più duro lo stanno subendo i lavoratori della logistica, perché in questo momento è il settore in evoluzione che garantisce più profitti e che deve essere pacificato, e se non ci riescono più con le tessere regalate ai sindacati complici, in qualche modo lo devono pacificare, e lo fanno screditando le organizzazioni come la nostra, facendo intendere ai lavoratori che noi possiamo anche buttare giù i cancelli ma non ci concederanno mai niente, per far stancare i lavoratori, perché il lavoratore a un certo punto chiaramente si stanca di avere un'organizzazione sindacale che reclama, si batte, lo porta allo sciopero, blocca i cancelli, gli fa perdere giornate di lavoro, ma alla fine non conclude nulla perché il padrone dimostra di avere i soldi per portare avanti una battaglia di questo tipo. E poi magari trova anche il sindacato che, se tu chiedi 10, firma 2 e qualcosa ha portato. Io credo che oggi sia fondamentale unire i vari livelli, e un'iniziativa come questa è importante perché si uniscono vari pezzi e vari livelli di intervento sulla libertà d'espressione, unita alla possibilità che in questo paese esista ancora un orizzonte di lotta e di conflitto, non solo sindacale. Per cui sono ampiamente favorevole a una discussione di questo tipo e spero di poterla argomentare ed ampliare nei prossimi tempi in maniera più specifica, più precisa, cercando di andare a trovare quel grimaldello che ci possa portare a una rivoluzione, a ribaltare il tavolo della situazione. Grazie. Ringraziamo Massimo. Io do la parola a Danilo Conte, membro di Change, costitutivo, fondatore del nostro centro di iniziativa giuridica. Grazie. Io direi che il compito che mi sono dato e che in qualche modo credo si è data Paola dopo, si darà Paola nel chiudere questo incontro, è quello, la necessità di trovare un equilibrio tra l'orizzonte interessantissimo e molto alto che ha descritto Claudio De Fiores nel primo intervento, e lo shock, no? Dei tre interventi successivi. Cioè il compito che mi do in questo mio intervento è in qualche modo di gettare un ponte tra l'orizzonte a cui dobbiamo tendere, che è quello che ci descriveva il nostro neo presidente, e una quotidianità che è drammatica,
in qualche modo, diciamo, ancora una volta, anche in questo in questa iniziativa, in questa parte di questa iniziativa, mi sento di dire Change ha avuto un'intuizione felice, come era stata l'iniziativa anche sulle vite in equilibrio, l'iniziativa zero, diciamo, che ha tenuto Change online proprio sugli appalti, in cui appunto questo osmosi, no, tra questo dialogo continuo tra i principi giuridici e invece poi la realtà concreta, cioè il dramma delle vite quotidiane, viene fuori. E quindi è proprio questo, io credo, poi la cifra che connota Change, la sua carta d'identità, no, in qualche modo, quella di cercare un equilibrio tra la necessità di inquadrare giuridicamente le complesse questioni del pezzo di storia che stiamo vivendo e dei temi che di volta in volta affrontiamo, e la necessità poi di dare una operatività politica, sindacale, a questo quadro giuridico di riferimento. Una sintesi tra studio e azione, non, è per questo che abbiamo fondato un centro studi, ma lo abbiamo chiamato centro di iniziativa, perché volevamo dare da subito questa imprinting, questo carattere di coniugare cognizione e agire politico sindacale. E quindi provo a delineare tre terreni di intervento per i prossimi mesi, cioè tre modi per proseguire questo incontro, perché iniziamo a poter tirare alcune, un po' una sintesi delle prime cose che sono state dette, e io mi sento di indicare tre modi che abbiamo per procedere, perché io non credo pensabile che un incontro come questo, su questi temi, dopo le cose che ci siamo detti e che ci siamo sentiti dire, si possa nemmeno lontanamente pensare che sia un incontro che noi abbiamo fatto e finisce qui, perché non avrebbe nessun senso e perché non facciamo le cose per potercele appuntare come medagliette qua, su questo cosa siamo intervenuti. Cioè è evidente, dopo quello che abbiamo sentito e che ci siamo detti, che, come è stato appunto per l'iniziativa sugli appalti, questo vuole essere l'inizio di un percorso di impegno di Change, e quindi provo a dispiegare, a tracciare delle possibili linee di intervento. Allora, un primo fronte, un primo terreno attiene a quello che chiamerei le nuove frontiere del controllo sociale o del controllo dei lavoratori. Si è parlato di, no, di disciplinamento, si può parlare di militarizzazione del rapporto lavorativo per certi aspetti, no? E la militarizzazione del rapporto lavorativo che cosa comporta? Comporta una militarizzazione di questa relazione, una militarizzazione fatta di spionaggio, è fatta di controllo dell'avversario, no? È fatta di manovre, ce lo diceva Massimo prima, per indebolirlo. Indebolirlo vuol dire tenere esclusi i sindacati di base, perché sono sindacati conflittuali. Quindi un primo tema attiene appunto ai nuovi temi del controllo dei lavoratori, su cui noi, come centro di iniziativa giuridica, credo che abbiamo molto da operare, abbiamo tante cose da fare. Occorre, alla base di tutto, a mio parere, una piena consapevolezza da parte di noi che siamo in questa sala oggi, da parte di chi si lancia in questa avventura, che dobbiamo, diciamo, esorcizzare una sorta di complesso di inferiorità o complesso dell'impossibile, no? Cioè di ritenere che alcune battaglie sono perdute per sempre, o di assuefarci al fatto che alcuni principi, che pure esistono sulla carta, sono principi ormai desueti e che quindi non troveranno più applicazione.
Perché appunto l'articolo 1, veniva citato prima, dello statuto c'è ancora, come c'è ancora l'articolo 8 dello statuto, lo conosciamo tutti, però voglio dire, lo possiamo anche rileggere, l'articolo 8 è in piedi, ma io sfido quanti di noi, eppure siamo avvocati militanti in questa sala, quanti di noi non lo leggono per poi magari autocensurarsi dicendo sì, ma quale magistrato poi? Però è fatto divieto al datore di lavoro che nel corso ai fini dell'assunzione, ma anche nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini sulle opinioni politiche. Esiste, e quindi noi dobbiamo riacquistare l'orgoglio di alcuni valori e di alcune idee e impugnarle, no? Con coraggio nelle aule di giustizia, nei convegni, nelle nostre operazioni di lobby, in senso buono, di lobby giuridica. Perché questo tema, come sappiamo, investe un pezzo importante di quello di cui stiamo parlando, perché esiste il tema dell'esercizio del diritto di critica sulle opinioni pubbliche, ed è una parte, ma poi, siccome è militarizzato il rapporto, esiste ormai anche un sistema di controllo disciplinare anche su quello che il lavoratore fa, non in maniera così pubblica, cioè nella sua vita privata. Perché la militarizzazione porta a questo, allo spionaggio del nemico. E noi sappiamo che abbiamo tanti licenziamenti fondati su questi nostri iscritti, fondati sui controlli investigativi. Ora, lo tocco soltanto come tema, gli avvocati lavoristi presenti in sala conoscono il tema dell'evoluzione giurisprudenziale non sempre positiva, molto alternante quantomeno, che c'è in materia di investigazioni private. Io credo che questo sia un tema su cui noi dobbiamo lavorare, quello di riportare, questa volta sì, nel principio della continenza, il tema delle investigazioni private da parte del datore di lavoro, no? Che invece le utilizza come occasione per andare oltre, no? E su questo voglio dire valorizzare, perché questo poi è il nostro compito, valorizzare la giurisprudenza positiva. Abbiamo ad esempio una Corte d'Appello di Torino, 138 del 2017, che ha ritenuto illecita l'acquisizione del contenuto di una conversazione avvenuta su Skype, nell'account privato del lavoratore, ma dal PC aziendale, quindi il tema era complesso. E il datore di lavoro, con l'intervento di un tecnico di fiducia della società, ha acquisito queste conversazioni avvenute su Skype, nelle quali ha effettivamente rilevato delle affermazioni lesive, fortemente offensive dell'azienda. La Corte d'Appello di Torino rileva che mancava ogni forma di informazione, sia preventiva che successiva, nei confronti del lavoratore sulla possibilità di acquisire queste conversazioni, e quindi ha ritenuto l'utilizzo ai fini disciplinari di queste conversazioni come effettuato in violazione dell'articolo 15 della Costituzione e dell'articolo 616 del Codice Penale, e con conseguente inutilizzabilità di queste informazioni, viva Dio, così raccolte, e quindi dichiarando illegittimo il licenziamento perché fondato su informazioni acquisite illecitamente. E questo anche in virtù dell'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori. Quindi questo è senza dubbio un punto su cui noi dobbiamo andare avanti. E sullo stesso tema, e quindi sto parlando di un altro baluardo, perché abbiamo citato l'articolo 21 della Costituzione, ma sul tema dell'invasività del padrone nella vita privata delle persone, abbiamo quest'altro baluardo dell'articolo 15 della Costituzione. Quindi il dialogo continua, cioè riprende il dialogo tra giuslavoristi e costituzionalisti, no? Perché su questo punto abbiamo due belle sentenze del Tribunale di Firenze,
che riguardano condotte dei lavoratori con dichiarazioni molto dure su WhatsApp che riguardano l'azienda. Cioè abbiamo un licenziamento di un lavoratore per messaggi scambiati in una chat privata. Il Tribunale di Firenze dice che seppure questi scambi di messaggi hanno contenuti e commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono causa di licenziamento, poiché essendo diretti unicamente agli iscritti a un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come corrispondenza privata, chiusa, inviolabile, e quindi sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria, in quanto ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza della comunicazione ai sensi dell'articolo 15 della Costituzione, che ne consente la limitazione solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria. E anche una seconda sentenza del Tribunale di Firenze sottolinea l'esigenza di tutela della segretezza delle forme di comunicazione privata, preclude l'accesso da parte del datore di lavoro alle predette conversazioni, non essendosi peraltro quest'ultima limitata a prendere visione delle conversazioni che risultavano visibili sullo schermo del PC, ma avendo effettuato il datore di lavoro un esame e una lettura di 2 mesi di conversazioni private intercorse tra i due dipendenti, con conseguente non utilizzabilità di queste conversazioni ai fini della contestazione disciplinare. Quindi, peraltro, si tratta di 2 sentenze che richiamano una Cassazione del 2017, che lo diceva forse in modo meno chiaro, però insomma. Quindi abbiamo anzitutto abbiamo un secondo terreno, cioè che investe il tema delle investigazioni, in generale il tema degli atti investigativi dei datori, dei padroni nei confronti della vita quotidiana dei datori di lavoro. Direi che si delinea una tutela, come la potremmo definire in questo caso, una tutela procedimentale, no? Non è una tutela sostanziale, una tutela procedimentale dei diritti dei lavoratori, perché attiene alle modalità con le quali il datore di lavoro ha acquisito informazioni sulle condotte dei lavoratori. Però è un terreno su cui dobbiamo insistere. Vi è però anche una tutela sostanziale, diciamo così, e sul punto vi segnalo una interessantissima pronunciamento di ieri della Corte Europea sui diritti dell'uomo, che probabilmente è venuta a conoscenza del convegno ed ha fatto puntualmente il pronunciamento, che peraltro può essere utilissimo, a parte le battute, a Riccardo e a Mario Soggia. Perché ieri la Corte di Giustizia Europea interviene sul caso di una. Si è pronunciata sulla legittimità della decisione assunta dalle autorità giudiziarie della Turchia, che hanno confermato il licenziamento di una dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione della Turchia per aver messo un like sulla sua pagina Facebook. Quindi l'analogia col caso di Riccardo è proprio quella. Questa dipendente del ministero, un personale A, quello che noi sarebbe per noi personale ATA, mette un like, un mi piace su un commento postato su una pagina Facebook e viene licenziata, dipendente pubblica, viene licenziata, perde tutti i gradi di giudizio che confermano il licenziamento. La Corte EDU, Corte Europea sui diritti dell'uomo, ieri ritiene all'unanimità che vi è stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. Si è detto per inciso, l'articolo 10 dice: ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte dell'autorità pubblica e senza limiti di frontiera. Quindi, oltre che la Carta Costituzionale, abbiamo delle convenzioni europee a cui possiamo attingere. La Corte EDU dichiara ieri che sia
il licenziamento operato dal Ministero della Pubblica Istruzione della Turchia, sia i pronunciamenti della magistratura turca, violano l'articolo 10 per la libertà di espressione. Le autorità turche avevano ritenuto che le pubblicazioni di questi commenti su una pagina Facebook di altro cittadino fossero idonee, questa era l'espressione, a turbare la quiete sul luogo di lavoro. Quindi non siamo neanche, Claudio, all'ordine pubblico, siamo al silenzio, perché qui la parola silenzio è proprio, cioè, la quiete. La quiete sul luogo di lavoro, in quanto si trattava di accuse di stupro rivolte nei confronti di insegnanti accusati di aver stuprato delle studentesse e di accuse a uomini dello Stato, nonché accuse riferite a esponenti dei partiti politici. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rileva che i contenuti postati su Facebook consistevano effettivamente in virulenti critiche politiche e tuttavia ritiene che si tratta essenzialmente e inequivocabilmente di questioni relative a un dibattito di interesse generale, quindi pubblico, e ricorda che l'articolo 10 della Convenzione lascia poco spazio a restrizioni alla libertà di critica e di espressione nei settori del diritto di critica alla politica e comunque di interessi generali. La Corte Europea conclude, rileva quindi che le autorità della magistratura nazionale turca hanno violato, non hanno tenuto conto di questo, e inoltre rileva come l'atto impugnato dalla ricorrente non fosse tale da turbare la quiete e la tranquillità delle persone sul posto di lavoro. E quindi la Corte di Strasburgo conclude che, in assenza di motivi pertinenti e sufficienti, i giudici nazionali non avevano applicato le norme secondo i principi sanciti dall'articolo 10 della Convenzione. In ogni caso non vi era alcun ragionevole rapporto di proporzionalità tra l'ingerenza nell'esercizio del diritto della ricorrente alla libertà di espressione e lo scopo perseguito dalle autorità nazionali, e la numero 35.700, dunque no, come tutte le corti europee il numero è dell'RG, diciamo, non è della sentenza ma è del fascicolo, quindi il fascicolo è 35.786 del 2019, il pronunciamento del 15 giugno 2021, però pubblicato poi ieri, e quindi abbiamo una seconda linea di tutela. Nella prima ricavavo una tutela di carattere procedurale, nella seconda una tutela di carattere sostanziale. La terza, che mi sento di affrontare, ma vi tranquillizzo sul fatto che accelero e le altre le sarò più breve, è quella della tutela risarcitoria reintegratoria, che però, diciamo, investe un tema più grande, e che è il tema della ritorsività e della discriminatorietà, perché noi, di fronte ai racconti come quello di Claudio, no? Claudio è di Amazon, sì, Claudio, e ai numerosi episodi raccontati da Massimo, noi non abbiamo altro strumento se non quello di rilevare che queste cose vengono fatte nei confronti degli iscritti al sindacato AUSB. E voglio dire, fino a che ci sarà la timidezza della magistratura del lavoro sul dichiarare la ritorsività e la discriminatorietà di alcune condotte datoriali, noi non ne verremo a capo, anche perché dopo la riforma della legge Fornero e del Jobs Act sulla tutela ci imbattiamo nel problema dell'esistenza del fatto materiale, diciamo così, no? Che voglio dire, preclude la reintegra. E quindi abbiamo necessità di dimostrare che queste condotte sono condotte che hanno un carattere ritorsivo e discriminatorio. Molti di voi avranno sentito parlare un paio di settimane fa di una sentenza del Tribunale di Firenze sui gamberetti, cioè di questa lavoratrice licenziata di Unicop, licenziata per aver dato ad un cliente gratuitamente due gamberetti per consentirgli di effettuare, due gamberetti rosa sgusciati, valore 19 centesimi, che gli aveva dato perché lui aveva chiesti per una indagine allergologica, e quindi si era presentato dicendo: posso dare i due, potrei averli i due gamberetti gratuitamente perché non mi servono 2 kg, devo fare un allergico. La ragazza, la commessa gliel'aveva dati,
scrivendo per prove allergologiche. Poi la Unicop l'ha licenziata dicendo sostanzialmente che aveva violato 10.000 norme, e comprese quelle europee sulla provenienza ittica del pescato, l'immagine aziendale, la salute pubblica. Il giudice ha reintegrato la lavoratrice, che salutiamo con grande favore questa sentenza. Il giudice però non ha dichiarato la ritorsività, diciamo, che era stata chiesta dalla lavoratrice, in quanto la lavoratrice iscritta a OSB aveva pochi mesi prima avanzato una richiesta di riqualifica superiore, cioè di riqualificazione del suo rapporto, delle sue mansioni, vincendola e aprendo quindi un possibile fronte che nei confronti di tutti i commessi che si occupano del reparto pescheria. Il giudice ha ritenuto, a onor del vero, devo stare attento anche alle dichiarazioni che faccio perché è stato fatto appello da parte di, è stato fatto opposizione da parte di Unicop, il giudice non ha ritenuto che ci sia un nesso su questo, che sarà probabilmente oggetto di opposizione incidentale. Però voglio dire, noi sappiamo che facciamo molta fatica a ottenere, anche quando vinciamo le cause, a ottenere che venga dichiarato poi che questo è avvenuto a Claudio, che lui è stato licenziato, ma è stato illegittimamente licenziato perché non è vero che ha offeso il suo superiore. Sarà molto difficile ottenere una sentenza completa che non si limita a dire deve essere reintegrato perché non è vero che ha minacciato il suo datore di lavoro, ma la sentenza completa dovrebbe dire è stato licenziato e questo licenziamento è illegittimo perché non è vero che ha offeso il suo datore di lavoro e lo hanno licenziato nonostante non avesse offeso il suo datore di lavoro solo perché si è iscritto a un sindacato di base. Questo secondo passaggio è molto più complicato, quindi un secondo terreno di intervento per noi di Change è quello del tema della discriminatorietà e della ritorsività, di un intervento strettamente processuale questa volta, poiché la normativa prevederebbe già una attenuazione dell'onere probatorio che si accosta quasi all'inversione dell'onere della prova, nel senso che la normativa prevederebbe che chi rivendica la ritorsività o discriminatorietà di un atto ha l'onere soltanto di dimostrare, anche per elementi presuntivi, per quale motivo sostiene questo, e spetterebbe poi all'azienda dover dimostrare che non è vero che è avvenuto per quello, che è avvenuto per altri motivi. È un terreno questa volta non politico-sindacale, strettamente tecnico, però sul quale possiamo intervenire noi. Tutti questi, e poi mi avvio a concludere, ma la complessità delle cose che ci stiamo dicendo è complessa, e noi ci impieghiamo un pomeriggio solo perché abbiamo un sindacato conflittuale alla base, perché se avessimo come sindacato di riferimento un sindacato diverso, il convegno poteva essere molto più sintetico e concludersi con un decalogo molto, molto rapido e veloce, in quanto in questa mia attività di studio in vista della preparazione del convegno di oggi mi sono imbattuto nel fatto che, come diceva Franco all'inizio, non siamo gli unici ad avere i centri studi, esistono i centri studi anche di CGIL, CISL e UIL, e non siamo gli unici a pensare, come abbiamo fatto questa mattina nella riunione preparatoria, che esiste del materiale da diffondere ai lavoratori. Anche i centri studi di questi altri sindacati hanno questo e sono molto più bravi perché sono molto più veloci e sintetici e non la fanno così lunga, in quanto su un bollettino informativo diffuso dalla CISL nei confronti dei lavoratori su come comportarsi sui temi che noi oggi stiamo affrontando con questa inutile complessità, perché come ci dimostra il foglio invece si poteva essere più veloci, il decalogo di consigli dati ai lavoratori su questi temi è senza dubbio più certo ed efficace dei dubbi che stiamo seminando in questa sala, perché il decalogo recita: non esprimere mai opinioni sul tuo datore di lavoro. 2. Non esprimere pareri o commenti legati alla tua giornata lavorativa. 3. Questo è di più incerta interpretazione. Astenersi dal pubblicare immagini con commistione tra vita privata e vita lavorativa. Quindi qui ci deve essere stato un dibattito, cioè questo denota sofferenza, cioè denota un dibattito interno, perché astenersi immagini con commistione tra vita privata
cercano, si sono accorti che era enigmatico e hanno messo una parentesi esplicativa: no a foto davanti a una filiale col figlio, immagino, perché la commissione se no non la vedo. Non diffondere considerazioni di terzi sul proprio datore di lavoro, quindi non pensare e non frequentare persone che pensano, perché possono contagiarti. L'ultima: se sei malato, ricordati di riposare. Questa parentesi anche dai social, quindi non è che ti ammali e siccome stai a casa c'hai un mucchio di tempo libero e scrivi critiche al datore di lavoro sui social. Ora, questo è per dire che, se volete lo diffondo, peraltro il titolo della rivista è Zorro, ma il sottotitolo è Quando la pecora diventa leone. Non oso immaginare quando rimane pecora si annienta direttamente, perché, no, perché questo così, questo comportamento di non fare niente è quando diventa leone, perché... Il giorno che rimane pecora, questo è perché, quindi questi sono i sindacalizzati, cioè quelli che sono diventati leoni, poi se quegli altri sono quelli che diventano pecora. E si può risolvere anche in questo modo il tema che io ho affrontato nel mio intervento, no? Dei controlli. Concludo. E comunque lo acquisiamo agli atti, come si dice, dell'archivio. Se il centro di iniziativa giuridica ha l'obiettivo anche di acquisire documentazione, questo è il documento numero uno. Concludo per dire che tuttavia, nonostante tutte le cose che ho detto, che cercano di delineare anche dei terreni di intervento anche articolati e anche molto tecnici, l'ultima mia convinzione rischia di sembrare... E contraddittorio rispetto a tutto quello che ho detto prima, ma non lo è e cercherò di spiegarmi. E cioè, io tuttavia sono convinto che non ci sarà battaglia possibile sulle indagini investigative, sulla tutela della riservatezza, della privacy, della corrispondenza, sul ricorso alle convenzioni europee, eccetera, 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 se noi non cogliamo che il punto fondamentale del tema dell'esercizio di diritto di critica non sta nel tema dell'esercizio del diritto di critica, ma sta nelle interconnessioni dello stesso, e cioè sta sul fatto che esso è solo l'epifenomeno di un mutamento di equilibrio dei rapporti di forza che si è verificato negli ultimi 20 anni. Cioè il tema dell'esercizio del diritto di critica, come mille altri istituti del diritto del lavoro che non hanno subito riforme, perché su questo punto non c'è stato un Jobs Act che lo ha peggiorato, non c'è stata una riforma che lo ha peggiorato. Questo è uno dei tanti temi, come poteva essere, Guardo Pasquale, dov'è il part time che non viene riformato negli ultimi anni, come possono essere tanti altri istituti. Sono in realtà istituti sui quali la compressione dei diritti prescinde, prescinde dalle riforme legislative e sussiste come effetto indiretto del mutamento dei rapporti di forza, per dirla con Luciano Gallino, del fatto che la lotta di classe non è vero che non c'è più, è vero che noi abbiamo smesso di farla qualche decennio fa, o qualcuno ha smesso di farla qualche decennio fa, quegli altri l'hanno fatta e l'hanno vinta. E quindi, voglio dire, questo è poi l'effetto della lotta di classe vinta da una parte che l'ha combattuta sostanzialmente da sola, e quindi si è presentata poi su tutti gli istituti che riguardano il diritto del lavoro, priva di un contrappeso, no? Priva di una forza che continuava, cioè dicendo non sono più i tempi della lotta di classe mentre la faceva. E quindi in realtà... E non riusciremo mai a raggiungere i nostri obiettivi su questo tema se non lo inquadriamo in un'ottica più generale del riequilibrio dei diritti e delle garanzie del mondo del lavoro, o se non lo iscriviamo, diciamo, in una consapevolezza che loro sono forti perché noi glielo abbiamo lasciato che siano, ecco, che la loro forza deriva dall'inerzia di tanti, e che solo appunto con una orgogliosa riscoperta del tema della conflittualità sindacale, che non è parola di cui spaventarsi, ma che è anzi il grimaldello col quale risolvere tante situazioni, che potremo poi anche su questo fronte fare dei passi in avanti. E a proposito di conflittualità sindacale... Esatto.
E a proposito di conflittualità sindacale, inviterei Paola Palmieri a trarre le conclusioni di questo nostro primo incontro, e diciamo, avvertendo che sarà l'ultimo intervento e che poi ci saluteremo. Comunque non era il pianto voce che faceva quando lo chiamassi. Dai, no, ma era Massimo, era l'ultimo si è abituato a urlare. Ma io credo che non ci sia bisogno di fare tante conclusioni. Credo che tutti quanti noi, ma non solo noi, ma il nostro paese abbia bisogno del nostro centro di iniziativa giuridica. Sono state dette tante cose, io credo che non solo Riccardo, Cristello, ma sia Claudio che Massimo hanno ben rappresentato quello che sta accadendo. E le cose io credo che in prospettiva, come dire, come si dice in questi casi a naso, avremo dei grandi problemi nei prossimi mesi. Voglio solo ricordare che tutto quanto ha subito un'accelerazione attraverso la pandemia. Io ricordo Draghi che appena diventato primo ministro ha cominciato a intervenire pesantemente, delineando e prospettando una riorganizzazione del modello produttivo che passa attraverso una serie di strumenti che si sono dati. E dunque tutta la questione che riguarda gli appalti, i licenziamenti, il part-time, come ci ricordava oggi Pasquale nella riunione che abbiamo fatto questa mattina, la questione della sicurezza, la questione delle lavoratrici nei luoghi di lavoro per l'aggressione continua attraverso le molestie e attraverso la sicurezza. Il diritto di sciopero, noi abbiamo con Danilo in piedi un reclamo per quanto riguarda la questione del diritto di sciopero. Le ultime cose che sono state messe in piedi, un nuovo pesantissimo attacco per quanto riguarda la scuola, in un accordo firmato da CGIL, CISL, SNALS e qualcun altro su cui abbiamo lavorato, su cui i legali di USB hanno lavorato, ma che traccia una linea di non ritorno, tant'è che a distanza di qualche tempo anche la logistica diventerà, è stato chiesto che venga riassunta dentro i servizi essenziali. Dunque le merci devono camminare, devono essere prodotte e devono camminare velocemente, senza nessun ostacolo. Questo è un po', credo, la sintesi che possiamo fare. È chiaro che qui viene fuori non solo la libertà di parola, come dicevamo dal titolo dell'incontro di oggi, ma viene fuori il diritto di opporsi, il diritto ad opporsi. Ed è questo non solo a cui USB sta lavorando, ma è, come posso dire, la funzione che USB vuole avere in questo paese. No? Per tutte le cose che sono state dette stamattina, opporsi non solo al sistema che c'è, e Change dovrà essere quell'ambito in cui si dà una lettura diversa della realtà che è possibile e che vogliamo praticare. Io voglio solo ricordare qualche esempio. USB prima RDB come SDL sono stati sempre al centro degli interessi e dell'attenzione dei gruppi di potere e delle forze politiche nel nostro paese. Rosaria curò per noi negli anni 2000 una prima causa. Uscì la legge nel pubblico impiego sulla rappresentanza, partecipammo alle elezioni in alcune amministrazioni, arrivammo ovviamente primi con il 30% dei voti. Ebbene, alla regione Emilia-Romagna l'amministrazione costruì con CGIL e CISL i tavoli separati per gli eletti RSU, che nella legge erano indicati come un organismo unitario. Quindi fu la prima esperienza di opposizione che USB ha dovuto costruire già dagli anni 2000, perché le prime elezioni ci furono nel 1998 in presenza di una legge, in presenza di una legge. Ma ancora prima, nel 93, quando CGIL e CISL decisero in accordo di regalarsi il terzo degli eletti a prescindere dai risultati elettorali. Oppure ancora, la questione dell'obbligo della firma che USB ha dovuto subire nel pubblico impiego. No, c'è una legge, io sono rappresentativo perché passo tutti gli ostacoli possibili e immaginabili, arrivo ad essere rappresentativo perché ho il 5% medio tra voti e iscritti, poi vado
alla contrattazione nazionale e se non firmo, peccato, torno a casa, è come il gioco dell'oca, ricomincia. Nonostante no, migliaia di lavoratori segnino, continuino a sentire, a cercare USB come organizzazione sindacale di riferimento. Allora tutto questo e tanti altri ancora, ricordo una lista, mi pare fosse nel settore della pulizia, che è stata rigettata una lista USB perché lo statuto non era stato registrato dal notaio. No? Allora anche questo che cosa ci deve insegnare? Che c'è stata e continua ad esserci con strumenti ancora più gravi, aggressivi, fino a appunto al diritto di uccidere, perché questo si è trattato di questo a Novara ed è la stessa cosa è accaduta nel 2016 a Abd es-Salam davanti alla GLS a Piacenza. Credo che questa è la situazione su cui ci troviamo di fronte, che USB vuole affrontare, ma giustamente si è detto, l'ha detto De Fiores, l'hanno detto anche gli altri interventi, c'è bisogno di un ponte, c'è bisogno come dire, di un insieme di forze che è fatto dal sindacato, che vuole riaffermare il diritto a opporsi attraverso il conflitto, ma il diritto all'esistenza, perché di questo si tratta, come ponemmo negli anni 90 quando, e negli anni 80 quando RDB muoveva i primi passi. È importante questo, come posso dire, un fronte che sappia essere anche di indirizzo, no? E soprattutto di comunicazione su una lettura diversa della realtà che ci viene imposta tutti i giorni e che viene subita non solo dai lavoratori e dai delegati, ma dalle organizzazioni sindacali che praticano il conflitto come USB. Non lo so quello che succederà, sta di fatto che si stanno muovendo i primi passi per arrivare a una legge sulla rappresentanza che debba poi autorizzare chi è rappresentativo a proclamare lo sciopero. Il presidente della commissione di garanzia lo sta indicando da un paio d'anni. Dopodomani ci sarà l'ennesima relazione annuale di Santoro Passarelli sul diritto di sciopero nel nostro paese e credo che verrà inserita la questione della logistica dentro questo quadro dopo quello che è accaduto con la scuola. Quindi io credo che dovremo lavorare tanto e essere attenti a tutto quello che accade. Sono stati indicati tanti punti e su questo quindi il lavoro ci aspetta e dobbiamo rimboccarci le maniche. Grazie Paola, grazie a tutti, a presto.